è sicuramente il più piccolo tra i comuni della Barbagia di Seulo e tra i più piccoli dell'intera Ogliastra. Usassai, con i suoi circa 700 abitanti, è però un centro che conserva ancora molto della propria identità storica, culturale e tradizionale. Intanto vale la pena sottolineare il contesto ambientale di grande pregio in cui il comune è inserito. Alle pendici del complesso montuoso di Arquerì, lungo il versante di Perdegraru, per un'estensione complessiva di 4.730 ettari. E forse l'ambiente naturale, così straordinario e variegato, rappresenta uno dei punti di forza di Usassai, capace di attirare anche verso il centro urbano i numerosi turisti che transitano e spesso si fermano con interesse nel paese. Come tutti i centri dell'interno della Sardegna, anche Usassai promuove il proprio territorio facendo leva su quelle che sono le attività tradizionali. E la caratteristica mela di Usassai rappresenta un autentico gioiello di archeologia contadina, tant'è che la locale Proloco le dedica ogni anno, a ottobre, un'apposita sagra. Questi frutti diventano quindi protagonisti di una a due giorni in cui Usassai mette in vetrina il meglio della propria cultura e della propria tradizione. E quindi, oltre alle mele presentate in tutti i modi e nelle tipiche varietà locali, come trempa rubia, meloglio, melapira e melaferru, nelle vie del centro storico sono rappresentate anche altre attività tradizionali, che ruotano sempre intorno al mondo contadino e agropastorale. Il meglio della cultura locale è custodito all'interno del ricco museo etnografico, ubicato proprio nel cuore del centro storico e allestito all'interno di un'antica casa sapientemente conservata e valorizzata nel suo originale stile architettonico. All'interno sono rappresentati i vari ambienti, dalla grande cucina alle camere da letto, con i mobili originali, gli oggetti, gli attrezzi da lavoro e diversi costumi tradizionali di Usassai. Ci troviamo in un museo etnografico che è tra l'altro intitolato a un'artista ogliastrina che è Maria Lai. Sì, e anche oltretutto alla famiglia Begliuti, che erano i padroni di questa casa. Ecco, che cosa raccoglie il museo al suo interno? Allora, il museo raccoglie al suo interno vari oggetti che ci sono stati donati e prestati dalle persone di Usassai, e non solo questi, ma anche delle opere. Possiamo fare un esempio di uno degli ambienti espositivi del museo? Allora, la cucina praticamente, dove c'è un'antica cucina
tutti i vari attrezzi che servivano in cucina, e poi un'altra stanza particolare, quella della tessitura, con tutti i suoi utensili e anche i magazzini, eccetera. Lì ci sono degli attrezzi del mestiere contadino e pastorale. L'ultimo pezzo arrivato, ad esempio, cosa è? Allora, l'ultimo pezzo arrivato è una macina di grano, ed è intorno al 100 anni fa. Oltre un secolo di vita, quindi. Sì, esattamente. E quindi è arrivato 4 giorni fa all'incirca. Si trovava in una casa che è stata venduta, quindi questo nuovo pezzo è molto importante. Per concludere, chi volesse visitare il Museo Maria Lai, vogliamo dire quando è aperto e in che modo può essere visitabile? Allora, è aperto i giorni in cui c'è la sagra, sabato e domenica, e in più quando c'è la manifestazione dei sustripidi l'8 di dicembre. La sagra della mela di Ussassei è anche l'occasione per assaporare i piatti tipici della tradizione culinaria locale. Numerose infatti le locande allestite per le vie del centro e apprezzatissime dal turista di passaggio. Tra le strette vie risuonano i tamburi e le trombe del gruppo medievale Castello Civiller, marchesato di Villassor, giunto dal Campidano in occasione della Sagra della Mela di Ussassei. Un modo per mettere a confronto anche le culture del passato tra centri isolani molto distanti fra loro. Passato e anche l'interessante mostra storica con costumi e armi del Settecento, allestita dal gruppo Cavalieri dell'Antica Locanda di Cagliari. Nasce con lo scopo di poter divulgare quello che è la storia della Sardegna nei secoli, quindi partiamo dal periodo romano fino ad arrivare, come oggi abbiamo rappresentato in questa mostra, la milizia Regno di Sardegna. Chi erano questi miliziani? Erano delle persone che ogni paese in tutta la Sardegna dovevano dare appunto al viceré la possibilità di avere delle forze sempre fresche. Quindi i baroni, a scambio di quello che poteva essere le tasse, davano una certa quantità di uomini armati.
armati, ecco che nascono le milizie paesane. Quindi siamo qui noi nei paesi proprio dell'entroterra per far conoscere questa storia dei miliziani, che è una storia affascinante di vecchi tempi passati che però fanno sempre un fascino della nostra terra. Tempo, diciamo, è più di 20 anni che colleziono ed non è facile, perché reperire certi reperti che comunque fanno parte della storia anche delle famiglie non è facile cederle. Le reperisco gran parte da persone purtroppo, ahimè, decedute, che magari i parenti non sono state trasmessi questi valori di questi oggetti, e quindi in automatico entro io in gioco, che le porto appunto in mostra e racconto la storia di questi oggetti. Ma nella stessa maniera le ritrovo nelle aste. In Italia abbiamo due case d'aste, che è della San Giorgio e la Cesni, dove sono specializzate appunto in armi antiche e artistiche rare, che poi a me mi arrivano gli inviti e i cataloghi, e da lì io parto sempre a me, se il Dio denaro comanda, riusciamo a reperire dei pezzi che sono particolarmente pregiati, specialmente per riportare la storia della Sardegna. E al periodo medievale era legata all'antica arte della falconeria, illustrata attraverso una straordinaria esibizione dei falconieri romani. Un percorso tra il passato e il presente, nel modo di conoscere, rispettare, allevare e utilizzare questi rapaci anche per scopi di utilità pubblica. Sempre piacere venire poi assieme a voi e con questo progetto di promozione del territorio che stiamo affrontando insieme, e poi arrivare qui ed essere sempre ospitati in questa maniera è una cosa che fa veramente piacere. Sicuramente è uno spettacolo coinvolgente, poi vedere determinate specie di animali che non siamo abituati, diciamo, a vederle così spesso e così da vicino, è sempre una cosa, un'occasione per far avvicinare anche le famiglie. Cominciamo fin da piccoli, dopo che hanno almeno passato 60 o 90 giorni con i genitori, cominciamo l'addestramento, e questo addestramento poi continua quasi per tutta la vita del falco. Noi ci dedichiamo a questi animali anche tutti i giorni per più di 5 o 6 ore al giorno, per ottenere poi questi risultati e questi animali molto affidabili, insomma. Francesco Usai, presidente della Prolocco di Ussassai, siamo arrivati a quale edizione della Sagra della Mela? Questa è la 22esima edizione della Sagra della Mela, speriamo ovviamente, ci auguriamo che arrivi anche alla 100esima. Noi non ci saremo più, ma ci saranno i nostri figli, i figli dei nostri figli, per cui noi ci auguriamo che si arrivi sempre più avanti, insomma, auguriamo che il paese non scompaia, ecco, in sintesi.
Oggi in questa occasione i visitatori che cosa possono vedere a Ussassai? Allora, innanzitutto, oltre a vedere, a parte il centro storico, la natura che circonda questo piccolo paese, ovviamente la mela, che è la regina della giornata, quindi ci sono gli stand che propongono mele, ma non solo, quindi prodotti tipici della gastronomia ussassese. La sagra della mela di Ussassai si conferma quindi un'ottima opportunità per far conoscere questo grazioso paese e il suo territorio, immerso tra le rigogliose foreste della Barbagia di Seulo, a dimostrazione del fatto che, oltre al mare e alle belle coste, la Sardegna ha un cuore pulsante in grado di trasmettere altre entusiasmanti sensazioni.